Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi torniamo a parlare di collezioni natalizie e parliamo in questo caso della collezione di Wycon che si chiama Candyland. Vi anticipo già che sarà un video un po' polemico, quindi mettetevi comode e parliamo un po' di che cosa mi ha sconvolto di questa collezione. Partiamo dalla scelta del packaging che secondo me col Natale c'entra ben poco, anche se sapete che per quanto io ami il rosa, oggi ho anche indossato la magliettina in tinta per rimanere in tema, però ecco, questa collezione non mi ispira per niente un'idea natalizia. Nulla. Il pack è carino, ovviamente è tutto rosa ed è molto molto semplice, anche il pack principale dei prodotti è così, e per quanto sia cute e molto femminile, però appunto a me non ispira minimamente il Natale, quindi già partiamo un po' maluccio. Nonostante questo, ragazze, mi sono fatta convincere all'acquisto perché l'esperienza con la collezione precedente, cioè con la collezione Niloufar che vi ho recensito e di cui trovate il video qui sul canale, ve lo lascio qui nelle schede se ve lo siete perso. Quindi, invogliata dalla collezione Niloufar, che mi è sembrata tutto sommato di qualità buona, ho fatto un carrello di acquisti enorme anche di questa collezione per poi pentirmi amaramente. La chicca ve la lascio alla fine, anche se mi seguite su Instagram già sapete a cosa mi riferisco, e parto col mostrarvi i miei acquisti. Ovviamente il primo prodotto che ha attirato la mia attenzione, voi sapete che io sono una palettomane e un ombrettomane, è stata appunto la palette occhi. La palette si chiama Supernova Galaxy Shades, eccola qua, e contiene all'interno 15 cialdine, ha anche il suo specchio e la palette si presenta in questo modo. Ora devo dire che la scelta cromatica è anche abbastanza particolare e, se vogliamo, così come mi ha suggerito qualcuna di voi, ricorda un pochino la Mercury Retrograde di Huda, però anche in questo caso, ragazze, a me la scelta cromatica non richiama per niente il Natale. L'unica cosa che mi fa pensare un po' al periodo festivo sono le due cialdine di glitter, che però, come vedremo tra poco, non sono particolarmente performanti, per cui nella palette non fanno del tutto la differenza. Quindi gamma cromatica diversa dal solito, cosa che in un certo senso mi ha attirato all'acquisto, ma di natalizio io non ci vedo niente. Ora, come sempre, vi faccio gli swatch e facciamo un attimino il punto su questa palette. Allora, ragazzi, eccovi qua pronti gli swatch di questa palette. Allora, non posso dirvi che la scrivenza e la qualità non sia buona, in realtà alcune cialdine sono sicuramente più degne di nota di altre. I glitter, come vedete, visti così, sembrano diciamo neanche troppo male. In realtà, in particolare, questo verde io non lo trovo molto molto performante, perché per ottenere questo risultato ho dovuto comunque fare circa due passate abbondanti, e comunque i glitter non risultano molto aderenti. Cosa diversa invece per questo color diciamo bronzo dorato, che invece risulta molto più performante. Di certo questi glitter vanno utilizzati con un buon primer o addirittura con un glitter primer, che sarebbe anche meglio. Perché non mi piacciono? Perché sono tendenzialmente secchini, cioè la cialdina non è per niente cremosa, quindi sono semplicemente dei glitter pressati, e purtroppo questo fa sì che, se non li applicate appunto su qualcosa di estremamente aggrappante, ve li ritrovate sparsi per tutta la faccia in tempo zero. Quindi diciamo che i glitter mi soddisfano al 50%. Per il resto devo dire che la qualità a livello di scrivenza e di performance di questi ombretti non è male, lo avete sicuramente notato dagli swatch. Come vedete, tutti i colori sono ben pigmentati e ben scriventi. In particolare i matte li trovo ottimi, anche se anche in questo caso non sono tra i matte più burrosi che io abbia mai provato. Alcune cialdine risultano un pochino più secche delle altre. Sicuramente tra i colori degni di nota della palette ci sono questi due, che sono questo colore un pochino più rosato e questo viola, che si chiamano rispettivamente Mercury e Neptune, e sono due colori davvero
davvero molto molto belli, anche belli applicati sull'occhio. Questo verde è sicuramente il pop di colore più strano della palette, devo dire che è tutto sommato performante anche sull'occhio, quindi non posso parlarvi in termini negativi di questa palette perché alla fine è abbastanza performante. Sicuramente stiamo ai livelli delle altre palette di Wycon, quindi un livello buono, però ragazze, vista dal vivo non mi ha entusiasmata, cioè vista online mi sembrava un pochino più particolare, mentre vista dal vivo la trovo un po' più spentina. Quindi se avessi avuto la possibilità di andare in un negozio fisico a sbirciarla, non so se alla fine l'avrei acquistata. In tante mi avete chiesto un confronto con la Mercury Retrograde, ma per questo ci rivediamo su Instagram, quindi se non mi seguite ancora su Instagram andate ad iscrivervi al mio profilo, mi trovate come la Elitz_yt. Quindi riassumendo, palette carina ma senza infamia e senza lode per quanto mi riguarda. Andiamo avanti, il secondo prodotto che mi ha incuriosita è stata la palette viso. Questa si chiama Fast Glam Face Palette e contiene all'interno 4 cialdine di prodotto, ha al suo interno comunque uno specchio, al contrario della palette occhi che è in cartone. Questa invece è in plastica rigida e appunto contiene all'interno queste 4 cialdine che sono rispettivamente 2 illuminanti e 2 blush. Anche qua la scelta cromatica la trovo un po' particolare, soprattutto per quanto riguarda i blush, considerato appunto il mood rosato della collezione. Poi fatemi sapere voi, ma secondo me questa palette viso non matcha tantissimo con la palette occhi e la trovo un po' un'incongruenza, perché insomma quando si crea una collezione si dovrebbe cercare di armonizzare i prodotti che compongono, però vabbè, parere mio, poi fatemi sapere voi. Ovviamente vado a swatcharvi anche questa. Ecco qua gli swatch della palette viso. Allora, come potete vedere, i due illuminanti sono profondamente diversi tra loro. Uno è decisamente più sul tono dorato e anche non troppo chiaro, seppur comunque sul viso non risulti particolarmente pigmentato come base colore. Vedete, io ce l'ho su in questo momento e non si vede troppo la strisciata insomma di colore, anche perché alla fine il risultato che dà sul viso è abbastanza discreto. L'altro illuminante che invece è un pochino più interessante, perché come vedete ha sia per colorazione che per texture una formula appunto un po' diversa dalle solite, io però lo trovo difficile da utilizzare sul viso, perché ora voi qui non lo percepite, però all'interno ci sono dei glitter o almeno c'erano sulla superficie durante le prime applicazioni. Ora onestamente, continuando a swatchare, sembra che i glitter si vadano via via perdendo, come se fossero stati solamente in superficie, però comunque ci sono all'interno nella formula dei micro glitter e insomma questi tendono a vedersi abbastanza sul viso. Le altre due cialdine, come vedete, sono i due blush, sono abbastanza pigmentati. Questo è un tono, come vedete, decisamente aranciato, un corallo abbastanza scuro, mentre questo è un colore che tende quasi al borgogna ed è sicuramente una tonalità adatta più alle carnagioni un po' più scure rispetto a chi come me ha diciamo una carnagione così fantasmina. Sulla qualità che posso dirvi non è male, ma anche in questo caso onestamente da quando ce l'ho tra le mani non mi viene voglia di utilizzarla più di tanto. L'unica cosa è che questo illuminante in realtà è molto bello secondo me utilizzato come ombretto. La formula delle cialdine rispetto a quella della palette occhi è decisamente più burrosa e più morbida, quindi sicuramente più piacevole da applicare, non fa particolare fallout, anzi direi che non spolvera quasi per niente neanche in fase di prelevamento con il pennello, quindi non è male, però anche qui una palette secondo me un po' fuori contesto e che
Non lo so, anche lei senza infamia e senza lode. Poi ho acquistato il mascara della collezione. Questo è il packaging e promette di essere un mascara volumizzante che dà quindi un effetto volume quasi immediato. Lo scovolino è in setole normali, come vedete. Ha una forma leggermente schiacciata e la punta, come vedete, con una specie di pallina, anche se non è proprio una pallina. Allora, io ce l'ho su in questo momento e su di me non fa un grande effetto volumizzante, anzi devo dire che le ciglia me le rende come tre legnetti secchi, così un po' buttati lì, quindi anche lui onestamente non mi fa impazzire ed è una cosa strana considerato il fatto che invece di solito i mascara di Wycon mi piacciono sempre tanto, quindi anche lui è stata un po' una delusione. Per adesso la formula risulta abbastanza liquidina, magari con l'andare del tempo, restando un pochino aperto, la formula tenderà a diventare un pochino più consistente e magari anche l'effetto volumizzante migliorerà, però per adesso anche lui non è stato amore a prima vista, assolutamente. Un prodotto strano della collezione che ho acquistato è il siero per ciglia e sopracciglia. Perché dico che è strano? Soprattutto per il suo applicatore. Infatti, essendo studiato per un utilizzo sia per ciglia e sopracciglia, ha un applicatore che serve da due in uno. E ora ve lo faccio vedere. Allora, ha diciamo un applicatore che è in parte quasi un classico scovolino da mascara in silicone e in punta ha questa specie di pennellino ricurvo che invece serve a stendere il prodotto sulle sopracciglia. Che dirvi, questo è un prodotto che non si può recensire se non passato almeno un mese di utilizzo. Io lo sto utilizzando appunto da quando l'ho acquistato. L'unica cosa che non mi fa impazzire è che applicato sulle ciglia ci mette un botto ad asciugarsi, quindi vi consiglio di applicarlo magari alla sera prima di andare a letto piuttosto che al mattino prima di truccarvi, perché altrimenti le ciglia rimangono bagnate, non si asciugano più e voi vi truccate dopo 2 ore, quindi non è proprio il massimo. Sull'efficacia vi aggiornerò, ma ovviamente non mi aspetto miracoli. Andiamo avanti con uno dei prodotti che invece finalmente mi è piaciuto, anche lui me lo vedete indosso, ed è uno degli ombretti liquidi straglitterati usciti appunto in collezione. Credo ne siano uscite almeno 6 o 7 colorazioni. Io ho acquistato la numero 02 che si chiama Roseline o Roseline, non so come si pronunci. Ed è appunto questo ombretto liquido super glitterato. La colorazione che ho scelto io, appunto, me la vedete su sull'occhio, è questo colore rosato abbastanza tenue. Questo è lo swatch e devo dire che l'ombretto risulta molto bello sia swatchato sia applicato sull'occhio. Vi faccio una ripresa un po' più da vicino così lo vedete meglio. Eccolo qua, così è come risulta sul mio occhio. Sicuramente i glitter sono stravisibili e strapresenti, quindi deve piacervi l'effetto glitterato. La cosa buona è che non va a fare effetto cartapecora, ma la formula è molto molto leggera, quindi non secca per niente la palpebra. Un aspetto un po' negativo è che nel corso della giornata i glitter tendono a perdere aderenza rispetto alla palpebra e tendono a cadere un pochino sul viso. Io ne ho già qualcuno sparso qua e là, però devo dire che l'effetto è molto molto carino. Sicuramente è un ombretto che va utilizzato in quelle occasioni un po' più speciali, per cui così come vi ho detto per altri prodotti glitterati in passato, sicuramente gli perdoniamo il fatto di non essere super long lasting, perché comunque appunto sono dei prodotti che si utilizzano in determinate occasioni e non pretendiamo che ci durino da mattina a sera, ecco, almeno io non lo pretendo mai. Andiamo avanti e passiamo ai prodotti labbra. In collezione sono uscite diverse tipologie di rossetti. Nel mio caso ho deciso di optare per l'acquisto di uno dei rossetti liquidi matte e di una matita che teoricamente dovrebbe matchare, visto che si chiama nello stesso modo, per cui ho dato per scontato che il colore fosse uguale. In realtà manco per niente, come dico io. Allora, partiamo dalla matita che
che in realtà anche in questo caso è uno dei prodotti che mi sta piacendo di più. Le matite si chiamano Bougie Lip Pencil, la colorazione che ho acquistato io è la numero 02 Irresistible Mauve, è ovviamente un color malva così come ci suggerisce il nome. Lo swatch è questo ed è un colore molto nelle mie corde e anche la matita la trovo buona perché è il giusto mix tra morbidezza e scrivenza, quindi non è eccessivamente morbida ma neanche troppo dura, scrive bene. Io la sto utilizzando spessissimo come rossetto su tutte le labbra e lo sto facendo in realtà con tantissime matite nell'ultimo periodo, perché ovviamente le matite rispetto ai rossetti sotto la mascherina tendono a sbavare molto meno, risultano in certi casi più confortevoli delle tinte labbra matte, quindi la sto utilizzando tantissimo. Tra l'altro la trovo una bella matitona anche abbastanza lunga, non c'è scritta la quantità ma è una bella matitona lunga, quindi vi dura anche abbastanza. Il rossetto liquido ha la stessa numerazione e lo stesso nome, quindi sempre 02 Irresistible Mauve, e ovviamente io ho pensato che il colore fosse identico, invece direi proprio di no. Come al solito, purtroppo, il fatto di non poter andare in negozio a vedere i colori è un grosso handicap. Comunque il rossetto è questo e come vedete rispetto alla matita tende molto di più al violetto e soprattutto contiene una percentuale consistente di grigio all'interno che lo rende un colore molto più spento. Lo avrei preferito decisamente della tonalità della matita, che come vedete è più rosata e anche un pochino più accesa come colore, insomma lo avrei decisamente preferito così. Sono rimasta un po' delusa. Comunque è il colore che mi vedete indosso sulle labbra. In realtà la performance di questi rossetti liquidi non è male, su di me tende un pochino a seccare, devo dire, non è proprio super confortevole, ma tenete conto che io ho le labbra comunque tendenzialmente secche e per cui sicuramente i rossetti liquidi non migliorano la situazione. Tende a fare leggermente stacco con la parte interna della mucosa labiale, però tutto sommato è un buon prodotto. Mi ricorda molto la prima formulazione delle tinte labbra di Wycon, che era quella migliore, riuscita molto bene, che poi è stata insomma un po' cambiata nel corso degli anni. Ecco, questa mi sembra molto somigliante a quella degli inizi, che insomma era buona, quindi direi che questi rossetti liquidi non sono male. Peccato appunto che dal sito non si riescano a scegliere i colori in maniera decente. E ora veniamo alle dolenti note, ragazze. In realtà partiamo da quello che è un ni per poi arrivare al no totale. Allora, il prodotto ni è questo correttore. Voi sapete che quando esce una collezione e esce un correttore, solitamente lo acquisto sempre, perché il correttore è sicuramente uno di quei prodotti per cui sono sempre alla ricerca della formula perfetta, per cui ho provato ad acquistare anche questo. La colorazione che ho preso io è la numero 02 Light Beige e ora ovviamente ve la swatcho. L'applicatore è un classico applicatore a spugnetta. Il colore non è neanche malaccio, devo dire che è un colore neutro e abbastanza chiaro, eccolo qua. Il lieve problemino è la consistenza, che è molto pastosa. Ora, mi è difficile farvi rendere conto di questa cosa dal video, però appunto la formula risulta abbastanza pastosa, per cui in fase di applicazione, se non siete svelte a sfumarla, tende ad aggrapparsi lì e risulta un po' difficile da lavorare. In teoria questo correttore promette di andare a minimizzare i difetti del contorno occhi e di non andare a infilarsi nelle pieghette o nelle rughette. Lo fa direi abbastanza, ma credo che questo sia appunto merito della sua formula così un po' pastosina. Mi piace,
Ni perché comunque se ne applicate leggermente troppo tende a fare abbastanza spessore, per cui tutto l'effetto levigante che promette in realtà non c'è. La cosa buona è che è coprente, quindi ne basta poco. Per ora comunque non mi ha fatto innamorare, perché comunque nonostante la sua formula pastosa e nonostante il fatto che si aggrappi non risulta, come vedete, opaco alla fine, ma rimane sempre un pochino lucidino, per cui io non riesco ad applicarlo senza mettere al di sopra almeno un velo di cipria, perché mi rimane proprio la zona unta e non mi piace, insomma, non risulta molto naturale visto dal vivo, per cui sono costretta sempre ad applicare un po' di cipria, e applicando la cipria si perde un po' il discorso del non seccare, del non farlo entrare nelle pieghe. Quindi boh, è un prodotto che per adesso non mi ha conquistata. Ma passiamo a quello che secondo me è lo scandalo, e parliamo del fondotinta. Il fondotinta costa la bellezza di 23 euro. Io l'ho acquistato anche un po' incoscientemente, diciamocelo, perché ovviamente non potendolo swatchare, non potendolo vedere dal vivo, quello che vi capita tra le mani è sempre una sorpresa acquistando online. Però appunto, spinta dal fatto che il fondotinta della collezione Niloufar lo trovo molto molto buono e lo sto utilizzando praticamente quasi tutti i giorni, ho voluto dare una chance anche a lui, che è sicuramente un prodotto diverso rispetto a quello della collezione Niloufar. È un fondotinta di quelli a base acquosa che va comunque ben ben shakerato. La colorazione che ho acquistato io è la più chiara proposta in gamma, è la numero 01 Light Neutral. E ora vi farete una grande risata con me. Allora, partiamo dall'applicatore. L'applicatore è un applicatore a pompetta, assolutamente inadatto per la tipologia di prodotto che, essendo super liquido, quando voi lo andate a prelevare, nel 90% di casi vi fa questo giochetto e sbrodola in ogni dove, ma va bene. Passiamo sopra questo piccolo difetto, andiamo a fare lo swatch del prodotto. La formula è così liquida, ragazze, non so se potete vedere, e credo che già possiate intuire da voi qual è la cosa che mi ha fatto altamente alterare. Cioè, allora, parliamo della colorazione più chiara uscita in questa collezione. Parliamo di una collezione natalizia, quindi di una collezione invernale, per cui in inverno nessuna di noi, a meno che non abbiamo la fortuna di abitare alle Maldive, siamo super abbronzate. Ecco, ora con queste luci probabilmente non lo vedrete al meglio perché tende un po' a schiarirlo, ma vi assicuro che è scuro, scuro, scuro. Ma la cosa che mi fa impazzire di questo prodotto è che cambia colore in base al modo in cui lo lavorate. Cioè, ora io spero che riuscirò a mostrarvelo. Cioè, guardate, più lo spalmate, più lui diventa chiaro, diventa, cioè, non lo so io cosa diventa. Cioè, ragazze, si va, non è omogeneo, si spalma a macchie. Cioè, guardate voi, più lo lavorate, più lui cambia tonalità, si sposta, fa cose. Cioè, è una cosa, ragazze, che sulla faccia non si può vedere. Tra l'altro, non si asciuga praticamente mai. Sul sito c'è scritto che si asciuga in 2 minuti, proprio nelle istruzioni di applicazione c'è scritto che dovete lasciarlo lì in posa per almeno 2 minuti per far sì che si asciughi. Però, ragazze, è una roba indegna. Cioè, ora voi probabilmente non lo vedete, ma io più lo tocco e più lui diventa sbiadito, chiaro, non omogeneo. Cioè, è una roba brutta, ma brutta, ma brutta, brutta, brutta. Quindi, se come me avete la pelle secca, state alla larga da questo fondotinta, che credo sia tra i fondotinta peggiori della storia. Tra l'altro, l'applicazione è anche abbastanza difficile. L'unico modo in cui io riesco un po' ad utilizzarlo è applicandolo appunto con le mani, stendendolo con le dita si riesce un pochino a lavorare. Con il pennello viene assolutamente a strisce, la Beauty Blender invece se lo ciuccia proprio tutto, quindi diciamo che non è il massimo. Il fondotinta, non ve l'ho ancora detto, si chiama Mister Fix It.
Io sono allibita e scioccata innanzitutto per la scelta della colorazione, cioè una colorazione 01 che appena la applico è arancione umpalumpa, poi se lo lavoro tende a schiarirsi, tende a sbiancarsi, fa un effetto tremendo. No, ragazze, no, 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 no. Ok, con questo credo di avervi detto tutto su questa nuova uscita di Wycon che, come avete capito bene, non mi ha entusiasmata per niente. In realtà non c'è un prodotto di questa collezione che mi sento di straconsigliarvi. L'unico prodotto appunto carino e adatto al periodo natalizio è sicuramente l'ombretto liquido glitterato, però ecco, tenete conto che devono piacervi molto i glitter sugli occhi. Per il resto, una collezione che secondo me si può tranquillamente saltare, di cui si può fare tranquillamente a meno. Vi ripeto, se siete curiosi del confronto tra questa palette e la Mercury Retrograde di Huda, ci rivediamo su Instagram. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e a seguirmi anche su Instagram. Vi mando il mio solito mega bacione, e sempre se vivaci, vediamo presto al prossimo video. Ciao!